Laudentur Jesus et Maria, amici carissimi, do il bentornato o il benvenuto a chi segue questo ciclo di catechesi, a mio avviso molto importante, sul Catechismo Romano del Concilio di Trento. Questa è la 32esima puntata. Ho già spiegato tante volte che ho deciso di intraprendere questo ciclo di catechesi dopo aver trattato sia il catechismo della Chiesa Cattolica Nuovo nel ciclo di catechesi, la sana dottrina cattolica di 2 o 3 anni fa, poi la serie di catechesi sul catechismo di San Pio X, e poi queste sul Concilio di Trento. Questo con lo scopo di illustrare, anche mostrare, punto primo, il reciproco arricchimento di questi testi, ognuno con le caratteristiche peculiari proprie, no? E punto secondo, la inevitabile continuità dottrinale che non può non starci. Avremo già notato l'ampia articolazione del Catechismo Romano. Adesso questa forte accentuazione della sezione dedicata ai sacramenti, perché risente ovviamente del contesto storico, perché sappiamo bene che la Riforma protestante i sacramenti praticamente ha passato tabula rasa e li ha ridotti a due, di cui peraltro uno fondamentalmente, per forza di cose, anche per la distruzione del sacerdozio, è ridotto fondamentalmente a un simbolo. Battesimo Eucaristia, con l'Eucaristia ridotta a una commemorazione dell'ultima cena e a una presenza di Gesù simbolica, quindi completamente distrutta la dottrina cattolica sui sacramenti. E quindi è chiaro che, come abbiamo già visto per il battesimo, e come spero finiremo oggi di vedere con la cresima, ci sono delle accentuazioni forti, forti e al tempo stesso importanti, perché è bene certamente che lo siano, no? Ecco. Quindi, bene, allora passiamo subito al tema di oggi, che è la prosecuzione del sacramento della cresima, perché dobbiamo vedere ancora il ministro della cresima, il padrino della cresima, poi la somma utilità della confermazione, il quando ricevere la cresima e gli effetti della cresima. Infine, un piccolo paragrafetto datato, certamente, ma dedicato alle cerimonie della cresima. Comunque interessante leggerlo anche oggi. Allora, cominciamo subito. I pastori devono ancora indicare le persone alle quali l'amministrazione di questo sacramento è principalmente affidata. Come dice il profeta, molti corrono senza che nessuno li abbia mandati. È quindi necessario determinare quali siano i veri e legittimi ministri affinché il popolo fedele possa partecipare al sacramento della cresima e conseguirne la grazia. La scrittura mostra che il solo vescovo riveste l'ordinaria potestà di amministrarlo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli che, avendo la Samaria accolto la parola del Signore, furono colà mandati Pietro e Giovanni che pregarono per i nuovi fedeli, perché potessero ricevere lo Spirito Santo, il quale non era ancora disceso in alcuno di loro. Erano stati infatti semplicemente battezzati. Traspare da ciò che colui che aveva battezzato, essendo un semplice diacono, non aveva alcun potere di cresimare e che questo potere era riservato ai ministri più alti, agli apostoli. Lo stesso può osservarsi dovunque la scrittura fa menzione di questo sacramento. Non mancano poi a conferma testimonianze nettissime dei santi padri e
Pontefici Urbano, Eusebio, Damaso, Innocenzo e Leone, contenute nei loro decreti. Sant'Agostino, dal canto suo, deplora vivamente l'irregolare consuetudine degli egiziani e degli alessandrini, tra i quali i sacerdoti semplici osavano amministrare il sacramento della cresima. Una similitudine soccorrerà in buon punto i pastori per dimostrare quanto giustamente tale potestà sia stata riservata ai vescovi. Nell'innalzare un edificio, i muratori, ministri inferiori, preparano e dispongono il cemento, la calce, le travi e ogni altro materiale, ma la direzione definitiva dell'opera è riservata all'architetto. Ebbene, anche questo sacramento, con il quale l'edificio spirituale è portato a perfezione, deve essere amministrato esclusivamente dal sommo sacerdote. Ora, questa è la dottrina tradizionale della Chiesa. Evidentemente, siccome siamo nel 2024, oggi, allora, questa facoltà, vedete, il catechismo dice che è, attenzione, il vescovo ha l'ordinaria potestà di amministrarlo. Quindi vuol dire che un sacerdote non può amministrare questo sacramento a meno che non abbia una potestà delegata dal vescovo, perché questa potestà il vescovo può delegarla. E di fatto oggi, credo in tutte le diocesi, qui ce ne sono non so quanti che delegati del vescovo che possono amministrare la cresima, forse una decina, il vescovo può scegliere alcuni sacerdoti, generalmente tra i suoi stretti collaboratori, i vicari forani, il vicario giudiziario, il vicario generale e altri stretti collaboratori, a cui concede, delega appunto, la potestà di amministrare questo sacramento. Questo perché è un sacramento in cui c'è l'effusione dello Spirito Santo, è il sacramento che perfeziona l'edificio spirituale, d'accordo? Perché fa diventare adulti nella fede, no? E quindi è richiesta la presenza del vescovo ordinariamente. Quindi una presenza che, come già spiegato, può essere delegata, ma deve sempre partire da lui. Un sacerdote non può di testa propria amministrare il sacramento della Chiesa, farebbe una cosa gravissima. Anche se questo però è un problema canonico. Personalmente credo, ma credo che ci siano ottimi motivi per ritenerlo, che in questo caso il sacramento sarebbe valido ma illecito. Ok? Perché la potestà ordinaria del vescovo per questo sacramento non è ad validitatem, ma è appunto ad liceitatem. Credo, però su questi argomenti tenete presente che io non sono un canonista. Quindi vado a non ha senso, vado a logica. Però non ci mettete la mano sul fuoco, ecco, perché potrebbe anche essere che qualche canonista mi sente in questa catechesi e mi dice: guarda, non è così, ecco, perché il sacramento sarebbe del tutto invalido. La ritengo una cosa oltremodo improbabile. Ecco, però non mi avventuro, ecco, perché l'ho fatto a suo tempo l'esame di diritto canonico, però capite, no? Poi succede, comunque, come tutte le cose, quando uno, come dire, cammina verso la specializzazione che ha, poi le cose un pochino generiche, col passare del tempo, insomma, il mio esame di diritto canonico fatto nel 98, credo, insomma, sono passati quasi 30 anni, quindi non ricordo tutti quanti questi dettagli, no? Ok, cioè, dovrei andare a riprendere, andarmene a studiare, certamente saprei dove farlo, insomma, ecco, ma non ho pensato di farlo prima dell'inizio di questa catechesi perché, a parte il tempo, insomma, non ci avevo pensato. Il padrino della cresima, come nel battesimo, anche qui è necessario il padrino. Chi affronta un combattimento alla spada,
Ha bisogno di uno che l'assista con la propria perizia e il proprio consiglio, indicando i colpi e le parate che lo conducano ad abbattere l'avversario rimanendo incolume. Pensate un po' chi sono i padrini di Gresi. A maggior ragione fedeli che, corazzati e muniti dalla confermazione di affilatissime armi, si presentano sull'arena spirituale che ha per posta la salvezza eterna, hanno bisogno di una guida e di un consigliere. Opportunamente dunque, anche nell'amministrazione di questo sacramento, saranno scelti dei padrini con i quali si contrae immediatamente quell'affinità spirituale che impedisce i legittimi vincoli matrimoniali, come dicemmo parlando del padrino del battesimo. Accade spesso che i fedeli siano troppo precipitosi o troppo tardi o negligenti nell'accostarsi a questo sacramento. Non nel caso si intende di parlare di coloro i quali giunsero a tal segno di impietà da disprezzarlo. I pastori dovranno perciò conoscere qualità e a quali disposizioni religiose e quali disposizioni religiose debbano avere i vesimandi. Ecco, prima di andare avanti, una parola appunto sui padrini, pensate un po'. La mens, no? Diceva uno. Deve scendere in guerra, posta in gioco la salvezza delle anime. I nemici dell'anima sono tre: la carne, il mondo e il demonio. Il padrino dovrebbe essere quello che dà i consigli, dice tu c'hai le armi, a come dare la stoccata, diciamo, quindi, a come combattere e vincere contro questi nemici. Ora, i parroci sanno bene, una delle tante croci da parroco, che i criteri con cui generalmente vengono scelti padrini e madrine sono ben altri e tocca non rare volte combattere, non poco, per l'ovvio, quindi per far comprendere alle persone che almeno i casi grossolani di incompatibilità con l'ufficio di padrino andrebbero osservati. Specialmente in questi tempi, capite, di convivenze, divorzi, riconvivenze post-divorzio, eccetera, eccetera, no? Però capite il senso. Allora, come già detto per il padrino di battesimo, io ribadisco, la scelta del padrino della cresima è una cosa molto delicata. Perché scegliere un padrino indegno. No, cominciamo, io sento che i fedeli si agitano sempre. Ah, ma il mio padrino, ho scoperto dopo che il mio padrino conviveva, ma allora il battesimo è valido? Cioè, sta parola valida, amici, qua dimentichiamola, d'accordo? Dimentichiamola. Perché l'invalidità di un sacramento è una cosa grave. Ora, il problema è che scegliere un padrino indegno è peccato. Così come è un peccato del padrino, nonostante che sia scelto e investito, accettare, perché il padrino non è obbligato. Io ho raccontato tante volte, non so se anche durante queste catechesi, non vorrei ripetere perché dopo le persone giustamente si annoiano e si stancano. Credo forse 2 o 3 volte nella vita, ricordo che quando ancora c'erano qui in diocesi le commedie dei famosi certificati di idoneità, io ogni tanto, quando mi veniva a chiedere il certificato di idoneità, uno che non avevo ma mai visto, non solo in chiesa, ma manco in giro, dico: ma scusa un attimo, no, dove vai in chiesa, dove vai in parrocchia, dove vai, dove che frequenti? Ma io non frequento niente che frequenti, io sono venuto a chiedere questa cosa perché mio nipote mi ha chiesto dove va il padrino. Allora dico, tu sei sicuro? Che carta devo fare? Dico, tu adesso farai una dichiarazione giurata, però stai attento che. E gli spiegavo, dico, accettando questo ufficio, lui ti impegna a fare questo e questo. Generalmente dicevano, sì, non c'è problema, che devo dire? Firmo e è finito. Rarissimi casi, ma ci sono stati e hanno tutta la mia stima. Di persone che hanno detto, ah padre, ah, vabbè, se lei mi dice così,
Se questo è fare il padrino, io faccio una bella telefonata. Gli dico: grazie per la fiducia, grazie per la stima, ma io non posso accettare questo incarico. Perché non posso fare queste cose, non posso promettere di fare queste cose, anzi, certamente non le farò. Quindi, coerenza vuole che ti ringrazio per la stima, ma scegli qualcun altro. Avete visto quando Gesù nel Vangelo dice che vede la fede del centurione e ne resta ammirato, no? Ecco, bello, no? Io sono rimasto ammirato, questo non è un problema di fede, ma dalla, come dire, dalla sincerità del cuore, dall'onestà di queste persone, che almeno evitano di incorrere in una cosa che non si deve fare. Deus non irridetur, scrive San Paolo, Dio non si irride. Se tu hai fatto delle scelte di vita lontane dalla fede divina e cattolica, il Signore rispetta il tuo libero arbitrio, anche se chiaramente ti chiama a conversione, dolcemente e delicatamente, tu sei libero o no di convertirti, però tu non puoi in questa situazione andarti ad assumere un ufficio ecclesiale che comporta quello che abbiamo sentito. Non puoi. Perché sarebbe un prendersi gioco di Dio, un irriderlo. E questo non si deve fare. Ok, proseguiamo la lettura di questa somma utilità del sacramento della confermazione. Anzitutto, si insiste nel dire che questo sacramento non è di una tale necessità che chi non l'ha ricevuto non possa salvarsi. Quindi non è indispensabile la salvezza. Ma si ricordi pure che per quanto non sia necessario, da nessuno però deve essere trascurato. Bisogna invece badare con ogni cura di non cadere in alcuna negligenza in cose così ricolme di santità e che portano una così larga concessione di doni divini. Tutti devono desiderare con fervore quel che Dio offre generosamente per la loro santificazione. Ora, San Luca, descrivendo la mirabile effusione dello Spirito Santo, dice: all'improvviso venne dal cielo un fragore, come si fosse levato un vento gagliardo e riempì tutta la casa dove abitavano, e poco dopo furono tutti ripieni di Spirito Santo. Poiché quella casa raffigurava la Santa Chiesa, dalle parole di San Luca è lecito arguire che il sacramento della confermazione di quel giorno, di cui quel giorno segnò l'inizio, appartiene a tutti i fedeli indistintamente. Il che risulta del resto, senza difficoltà, dalla natura stessa del sacramento. Chiunque abbia bisogno di spirituale sviluppo, chiunque debba ascendere alla perfetta formazione cristiana, deve essere confermato con il sacro crisma. Ora tutti sono in questa condizione. La natura esige che ogni nato cresca e si sviluppi e giunga all'età perfetta, per quanto non sempre tocchi la meta. Allo stesso modo, la comune madre di tutti, la Chiesa Cattolica, ardentemente desidera che nei rigenerati mediante il battesimo si perfezioni la figura del cristiano. E poiché questo fine è raggiunto con il sacramento dell'unzione mistica, è evidente che tutti i fedeli si devono accostare. Ora vediamo quando si deve ricevere la cresima. Il sacramento della confermazione può essere amministrato a tutti i fedeli battezzati, ma non conviene amministrarlo ai bambini non ancora pervenuti all'uso di ragione. Pur non essendo necessario attendere il 12° anno di età, è bene ad ogni modo differire il sacramento perlomeno fino al 7°. La cresima non fu istituita come necessaria alla salvezza, fu data perché, ben rafforzati dalla sua virtù, ci trovassimo pronti a combattere per la fede in Cristo. Ora, nessuno riterrà che i bambini ancora privi dell'uso di ragione siano atti a simile genere di lotta. Segue che i cresimandi già adulti, se vogliono conseguire la grazia e i privilegi di questo sacramento, non solo devono essere ricchi di fede e di pietà, ma devono anche pentirsi dei peccati gravi commessi. Sarà bene anzi di confessare in antecedenza e siano dai pastori esortati a digiunare e a compiere altre opere di pietà, seguendo la lodevole consuetudine della Chiesa antica, che
secondo la quale si doveva andare digiuni alla cresima. Non sarà arduo persuadere i suoi fedeli, prospettando i doni e gli effetti straordinari di questo sacramento. Capito? Digiuno prima di ricevere la cresima. Era la tradizione, ci informa qui, la consuetudine della Chiesa antica. Ora vediamo finalmente quali sono gli effetti di questo sacramento. I pastori insegneranno che la cresima, a somiglianza degli altri sacramenti, conferisce a chi la riceve, qualora questi non le ponga ostacoli, attenzione, una nuova grazia. Infatti, tutti i sacramenti, come abbiamo mostrato, sono mistici e sacri segni che, attenzione, significano e producono la grazia. Queste due parole, significano e producono, sono due parole chiavi per i sacramenti, nella dottrina cattolica. Cioè, significano, cioè fanno il segno, quindi basta che tu li guardi e vedi i segni sensibili attraverso cui sono amministrati e capisci di cosa si tratta. Solo che non è semplicemente un discorso sul piano simbolico, cioè questa azione simboleggia X. No, questa azione significa questo e questo che viene significato viene realmente prodotto in te. Questo è, capite? È il quid proprio del sacramento. Ma oltre a questa proprietà che comune a tutti gli altri sacramenti, la cresima ha questo di proprio: perfeziona anzitutto la grazia battesimale. Coloro che sono divenuti cristiani nel battesimo sono simili a bambini appena nati, teneri, delicati. Con il sacramento del crisma divengono più robusti contro ogni possibile assalto della carne del mondo e del demonio, che, come già detto prima, vengono menzionati, sono i tre nemici dell'anima. Il loro animo ne era assodato nella fede, reso pronto a confessare senza reticenze il nome di nostro Signore Gesù Cristo, da ciò appunto l'appellativo di confermazione dato al sacramento. Non è vero, come pensò taluno, non meno ignorante che empio, che il termine di confermazione sia stato ricavato dalla circostanza che una volta coloro che erano stati battezzati da fanciulli, pervenuti all'età adulta, erano condotti dalla presenza del vescovo perché riconfermassero la fede cristiana accettata nel battesimo. Così la confermazione non sarebbe affatto diversa dalla semplice catechesi. Tale consuetudine non può in alcun modo dimostrarsi. Invece questo sacramento ricava il suo nome dal fatto che per sua virtù Dio rafforza in noi l'iniziale operazione del battesimo e ci innalza la perfetta stabilità della professione cristiana, non solo confermandola, ma sviluppandola. Lo attesta così San Melchiade Papa. Lo Spirito Santo, disceso con azione salvatrice sulle acque battesimali, conferisce al fonte la pienezza dell'innocenza. Nella cresima dà l'aumento della grazia, però non la sviluppa semplicemente, ma le dà un vigore veramente ammirabile. La scrittura espresse eloquentemente il fatto con l'immagine del rivestimento. Alludendo appunto alla cresima, il nostro Salvatore disse: trattenetevi in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Volendo poi spiegare chiaramente l'efficacia divina di questo sacramento per commuovere gli animi dei fedeli, i pastori non dovranno fare altro che raccontare quel che accade agli apostoli. Prima e nell'ora stessa della passione erano così fiacchi e spaventati che non appena il Signore fu catturato, si abbandonarono a precipitosa fuga. Dal canto suo Pietro, che era stato designato quale pietra e fondamento della Chiesa e aveva sostenuto con una singolare costanza e aveva ostentato una singolare costanza e forza d'animo, atterrito alle parole di una donnicciola, negò non una o due volte, ma ben 3 volte di essere discepolo di Gesù Cristo. Anche dopo la risurrezione, tutti se ne stettero tappati in casa per paura degli ebrei. Invece, dal giorno della Pentecoste, furono tutti così efficacemente colmati della virtù dello Spirito Santo da spargere liberamente e audacemente il Vangelo loro affidato non solo sulla terra degli ebrei, ma in tutto il mondo, e da ritenere come il colmo della felicità essere fatti degni di subire disprezzi, carcere, tormenti e croce per il nome di Cristo. Quindi ecco gli straordinari effetti di questo sacramento, veramente mirabili. Quali sono? Diventi soldato, testimone, evangelizzatore,
pronto al martirio. Ovviamente attenzione ad una espressione che abbiamo prima sentito e che dobbiamo ricordare. Questo sacramento produce questa grazia specifica qualora questi non le ponga ostacoli. Adesso come vedremo. La cresima è valida e il carattere si imprime purché sia amministrata secondo le regole. Ma quali frutti produce? Quali frutti produce? Questo non dimenticavano mai. Se non fai ostacoli, molti frutti. Se fai ostacoli, pochi frutti. I parroci sanno bene che, ironicamente, la cresima è stata definita negli ultimi anni con un sarcasmo, insomma, non bello, ma purtroppo non lontano dal vero, il sacramento dell'addio. Che poi tra l'altro è un addio che bisogna vedere quando finisce, perché una volta si poteva fare un addio, ma era un addio per modo di dire, nel senso che poi dovevi andarti a sposare, nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi in chiesa ci dovevi tornare, e quindi prima del matrimonio la pratica cresima la dovevi sistemare, se non l'avevi già sistemata. Ma se anche poi l'avevi abbandonata, in qualche modo devi entrare in chiesa. O adesso spesso e volentieri ci si rientra in orizzontale, perché tanto i matrimoni non servono più, ci stanno i compagni e le compagne, che quando io ero giovane designavano i membri di una certa area politica. Ma qua, compagni e compagni, sono tutti compagni e compagne, anche quelli che mi risulta che non appartengano a quella parte politica, no? E quindi per qualcuno il prossimo ritorno in chiesa sarà non in posizione eretta, ma in posizione orizzontale. Quindi capite, no? Cioè, anche qui la cresima è un sacramento importantissimo. Scusi, un bambino o un ragazzotto, un preadolescente, è certo che la deve ricevere. Però, che effetti produrrà? Dipende dalle disposizioni con cui la si riceve. Questo è sempre così. Mettiamoci sempre bene in testa che Dio non fa niente senza il nostro libero arbitrio in noi. Che ne pensassero appunto i riformatori contro cui molte delle parole del Catechismo romano sono rivolte. Niente. Vediamo adesso un effetto fondamentale del sacramento della cresima, che è il carattere. Inoltre, la cresima ha la capacità di imprimere il carattere, per questo non può essere ripetuta. Lo abbiamo già osservato a proposito del battesimo e lo spiegheremo con maggiore ampiezza parlando del sacramento dell'ordine, perché anche nell'ordine si imprime il carattere e si usa il crisma. Se i pastori spiegheranno spesso e con cura queste verità, necessariamente i fedeli, riconosciuta la dignità e l'utilità del sacramento, cercheranno di riceverlo piamente e con pia e con la più degna preparazione. Quindi, riceverlo pienamente e con la più degna preparazione. Qui c'è il cosiddetto catechismo che prepara alla cresima. Infine, le cerimonie della cresima. Dobbiamo dire infine brevemente qualcosa a proposito dei riti e delle cerimonie che la Chiesa adopera nell'amministrazione di questo sacramento. I pastori capiranno senz'altro l'importanza del tema, ricordando quel che abbiamo detto sopra. I cresimanti sono unti con il sacro crisma sulla fronte. La fronte, non la testa come nel battesimo, eh?
Proprio perché in questo sacramento lo Spirito Santo viene infuso nelle anime dei fedeli per accrescerne l'energia e la tenacia, onde combattano virilmente le battaglie del Signore e oppongano ai malvagi avversari fiera resistenza. Capito? Combattere virilmente le battaglie del Signore. E oppongano ai malvagi avversari fiera resistenza. Poi continua. Con tale unzione si ricorda che nessun timore, nessuna vergogna, sentimenti che prima traccia sull'apparire e sulla fronte, devono mai trattenere i fedeli dalla libera e alta confessione del nome cristiano. Gesù dice: chi si vergognerà di me delle mie parole, anch'io mi vergognerò del Padre mio che è nei cieli. Noi non ci vergogniamo assolutamente. San Paolo scrive: io non mi vergogno del Vangelo. Noi non ci vergogniamo del nome cristiano. Noi non ci vergogniamo di farci conoscere come tali. Noi preti, sicuramente non ci saranno molti preti che ascoltano queste cose, ma non ci vergogniamo di farci riconoscere come tali. Assolutamente. Non si tolgono mai i distintivi della nostra dignità. Mai. Cioè, non ci si vergogna di essere cristiani, si va fieri di essere cristiani. Cioè, il Signore mi ha dato questa grande grazia, mi ha chiamato ad essere cristiano e quindi c'è un sacramento che ti aiuta, ma tu questo lo devi far funzionare, eh. La libera e alta confessione del nome cristiano. Libera e alta. Noi non ci vergogniamo, eh. Sono gli altri che si devono vergognare, non noi. Né ci sentiamo in un senso, come dire, di minorità. Beh, se adesso sta la scienza, stanno le persone intelligenti, quelle che capiscono un sacco di cose, invece noi stiamo con la pessima fede, quindi siamo sempre un pochino mezzi, capite, mezzi rannicchiati, mezzi complessati. No, no. Sulla fronte, inoltre, la più nobile parte del corpo deve essere impressa con la caratteristica che distingue il cristiano da tutti gli altri uomini, come le insegne distinguono il soldato. C'è differenza tra un battezzato e non battezzato? Un cresimato è un non cresimato, è un pagano? Che dite? Certo che c'è. È grande. Come tra un ordinato e un non ordinato, sacerdote, no? C'è differenza. Un abisso enorme. Quindi il segno sulla fronte. Perché la fronte è la sede della vergogna, che noi non ci vergogniamo di essere cristiani e discepoli di Gesù. Anzi, ci gloriamo di questo. Ci santamente vantiamo. Ovviamente con umiltà, perché poi la nostra vita deve cercare di uniformarsi a quello in cui crediamo. E poi perché è la parte nobile, che è bene valorizzare in questo modo. Ecco, non farla diventare luogo di sfogo di eventuali sentimenti di vergogna, ma appunto luogo su cui lo Spirito Santo lascia il suo sigillo. Ricordo che la formula di oggi dice proprio così, no? N, nome, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti dà in dono, la pace sia con te. Sulla fronte, inoltre, la più nobile parte del corpo deve essere impressa con la caratteristica che distingue il cristiano da tutti gli altri uomini, come le insegne distinguono il soldato. Vige nella Chiesa di Dio la consuetudine scrupolosamente rispettata di amministrare questo sacramento, soprattutto nel giorno di Pentecoste, perché proprio in questo giorno gli apostoli furono rafforzati e confortati dall'effusione dello Spirito Santo. Così, ricordando il grande fatto, i fedeli potranno riflettere meglio sui grandi misteri che, a proposito di questa sacra unzione, vanno considerati.
Quindi il vescovo colpisce leggermente, e questa è una cosa molto importante, adesso non si fa più, con la mano sulla guancia colui che è stato punto e confermato, per ricordargli che quale coraggioso atleta deve essere disposto a sopportare ogni avversità con animo invitto per il nome di Cristo. Adesso non posso, non mi fate fare il pagliaccio e fare la mimica, ma era uno schiaffetto. Io mi ho fatto qui la Gresi la settimana scorsa, io ho fatto una prova a uno, dico, non ti offendere, ma ti faccio vedere com'era più o meno lo schiaffetto di un tempo, perché non era una carezzina, era uno schiaffetto. Certo, non fagli male, però dire, forza amico, avanti, adesso si va sul serio, adesso si comincia a combattere, adesso tu sei un atleta e un guerriero di Cristo. Infine gli viene data la pace perché capisca di aver ottenuto quella pienezza della grazia celeste e quella pace che oltrepassa ogni immaginazione. Ecco la sintesi di quel che i pastori dovranno spiegare intorno alla cresima, non tanto con semplici parole, quanto con infiammato zelo e pietà, affinché penetri nel più profondo pensiero dei fedeli. Con questo, amici, termina la sezione dedicata all'Eucaristia, scusate, alla Cresima, ecco, ho già visto il titolo del paragrafo seguente, perché la settimana prossima, Dio piacendo, comincerà la trattazione del sacramento dell'Eucaristia. Anche questo sarà meraviglioso e anche questo ci tratterrà non poco, cioè qui non ce la faremo con due puntate, qui sto vedendo, perché l'Eucaristia è stato veramente uno dei punti focali, proprio fondamentali della lotta contro i protestanti. Guardate, sto dando una scorsa. Ecco, allora sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pagine di catechismo. Quindi ci mettiamo l'anima in pace, ci faremo una bella full immersion nell'Eucaristia. Nel frattempo, oggi la catechesi è leggermente più breve, perché dobbiamo finire il paragrafo, ma non è il caso di cominciare l'Eucaristia. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Che Dio vi benedica tutti e la Santa Vergine sempre vi protegga. Laudentur Jesus et Maria.